Di nuovo tensione a Port Said, migliaia di egiziani sono scesi in piazza dopo le gravi violenze avvenute nella notte tra venerdì e sabato. La polizia era intervenuta per arginare la collera dei tifosi locali, esplosa dopo la squalifica della squadra di casa per 2 anni e la chiusura dello stadio per 3. Negli scontri, oltre a decine di feriti, ha perso la vita un tredicenne. Secondo le forze dell'ordine sarebbe morto nella calca, ma la famiglia afferma che è stato ucciso da un proiettile durante la guerriglia che ha devastato la città. Le sanzioni della Federazione Nazionale Calcio sono la risposta ai 74 morti degli incidenti del 1 febbraio in occasione della partita contro la squadra del Cairo. 75 persone sono state accusate di omicidio premeditato, tra cui molti tifosi e 9 dirigenti delle forze di sicurezza.